Ed eccoci di nuovo insieme. Sono tornata agli Istituti Santa Paola e sono in uno dei miei luoghi preferiti. La cucina c'ha un profumino, signori, davvero molto molto invitante. Oggi vi presentiamo il percorso di formazione del settore ristorazione ed alberghiero. Seguiteci. Gli Istituti Santa Paola offrono anche il percorso di operatore della ristorazione, che è un triennio, e poi sfocia nel quarto anno come tecnico di cucina. Il percorso che oggi vediamo allo sfondo è un quarto anno, quindi tecnico di cucina, un percorso di 900 ore, 400 di tirocinio e le restanti sono discipline che vanno da laboratorio a scienza dell'alimentazione. Il tutto sempre molto, diciamo così, in connessione tra una disciplina e l'altra. Questo permette di preparare al meglio i futuri poi cuochi. Parte delle ore sono svolte in laboratorio, lo chef del laboratorio chiaramente proviene dal mondo del lavoro e questo sicuramente dà valore aggiunto anche ai ragazzi quando poi andranno a presentarsi nei ristoranti, quindi nei luoghi in cui poi lavoreranno nel futuro. Le competenze che vengono sviluppate maggiormente chiaramente riguardano lo stare in una cucina e lavorare insieme. Questo è fondamentale per uno chef, saper lavorare insieme agli altri, saper reggere molte ore di lavoro e il problem solving è una cosa fondamentale, oltre chiaramente a competenze di tipo pratico, quindi lo sviluppo dei piatti. Agli Istituti Santa Paola parte fondamentale è quello che riguarda l'igiene e sicurezza, non solo in laboratorio ma anche in generale. La persona stessa che approccia ad una professione di questo tipo deve chiaramente avere dei comportamenti tali che vadano in questa direzione. Fondamentale è il rapporto con le aziende. Le aziende danno anche un supporto in termini di competenze che vengono richieste ai ragazzi. Noi abbiamo molte ristoratori, trattorie, mense che ci richiedono i ragazzi per la loro preparazione, non solo proprio dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano. Ed ora è il momento più goloso della nostra puntata. Andiamo a conoscere insieme al professor Ghirelli e agli studenti degli Istituti Santa Paola la ricetta del giorno, polpette dorate. Benvenuti agli Istituti Santa Paola, oggi prepareremo delle polpettine dorate con una crema di patate e cavolo nero. Poi andremo a finire con una cialdina di pane al nero di seppia. Quindi gli ingredienti che ci serviranno saranno della farina, dell'uovo sbattuto e del pane grattugiato per impanare le polpette, del macinato di carne mista per fare le polpette, un pochino di grana. Ho già ridotto il cavolo nero in crema per una questione di tempo e comodità e qui abbiamo un semplice purè di patate. Prima di tutto mettiamo un pochino di farina su metà del nostro vassoio, una questione di comodità e di spazio. L'allarghiamo, andiamo a prendere il nostro macinato di carne che abbiamo macinato noi qua. Abbiamo messo un 50-50, abbiamo fatto 50% carne di maiale abbastanza grassa, 50% carne di bovino magra, quindi andranno a compensarsi e a dare un mix di gusto e anche di grasso. Andiamo a creare le nostre palline, le facciamo di misura contenuta in modo che possano essere usati per un eventuale rinfresco, aperitivo, come finger food, diciamo, ecco. Le passiamo velocemente nella farina, cercando sempre di mantenere la forma più rotonda possibile. Poi mettiamo nell'altra metà del vassoio del pane grattugiato, ci aiutiamo con un cucchiaio e andiamo a immergere le polpette nell'uovo sbattuto. Scoliamo in modo da non portarci via tutto l'uovo e poi le passiamo nel pane grattugiato. Abbiamo preparato altre due polpette, adesso possiamo andare a friggerle. Allora, la temperatura è intorno ai 180 gradi e quindi possiamo incominciare a friggere. Friggiamo in olio alto oleico che mantiene meglio la temperatura e quindi non si brucia. Andiamo a immergere le nostre polpettine
Io sono abituato a tenerle appoggiate sopra la loro, sopra il mio attrezzo, in modo da controllare il punto di doratura. Stanno prendendo colore, ci vorranno all'incirca 5-6 minuti per una frittura, visto che sono molto molto piccole. Bene, direi che sono fritte, possiamo tirarle fuori, le mettiamo sulla carta assorbente insieme a tutte le loro. Allora, adesso andremo a impiattare le nostre polpette con la crema di patate e di cavolo nero e, oltre agli ingredienti che servono proprio fisicamente per la ricetta, andremo ad aggiungere un paio di elementi che sono più decorativi. Servono a dare una altezza al piatto e servono appunto ad aiutarsi nell'impiattamento della pietanza, che è, insomma, è abbastanza importante, anche perché gli occhi sono la prima parte del nostro corpo che vede quello che andiamo a mangiare. Se quello che vediamo ci appaga, ha dei colori vivaci, brillanti, che danno suggestione, quindi ti viene voglia di mangiare il piatto, sicuramente poi il pasto risulterà più gradevole. Adesso andiamo a prendere due polpette e le posizioniamo in una parte del piatto, due polpette nell'altra parte e una la mettiamo sul mezzo. Andiamo a posizionare una piccola cialda di pane al nero di seppia. La crema di cavolo nero, essendo leggermente più densa e ha comunque una parte fibrosa, non la metterò nella sac à poche, ma la metto col cucchiaio in modo da lavorare meglio, ecco. Faremo giusto un paio di disegnini, tanto per ricordare poi che c'è anche il gusto. Il nostro piatto è finito, è un piatto che sicuramente consiglierei come antipasto, una cosina sfiziosa in modo da poter aprire appunto il pasto, ecco. Lo stesso piatto può essere riproposto in versione ridotta, tipo finger food, su un piatto che si può benissimo usare anche in piedi e quindi a eventi, matrimoni o cose simili, ecco. Ho scelto l'Istituto di Santa Paola come scuola perché, diciamo, mi insegnasse a cucinare e tutte le metodologie, diciamo, della cucina, perché sin da bambino sono stato, diciamo, interessato alla cucina e un po' a tutto ciò che, diciamo, lo circondasse. E quindi ho deciso di approfondire i miei studi per imparare, diciamo, a gestire tutto quello che ce ne fosse dietro. Ciò che mi ha colpito dell'Istituto di Santa Paola rispetto alle altre scuole è, diciamo, l'estrema professionalità che c'è, diciamo, nella cucina, le attrezzature moderne, gli ampi spazi, diciamo, di questa scuola, e quindi per poter esprimere le maggiori potenzialità di noi ragazzi. Ho deciso di proseguire con il quarto anno perché comunque voglio ampliare ancora i miei studi e ho ancora voglia di imparare. Magari in un futuro continuare ancora questo percorso e magari, chi lo sa, magari un giorno sfondare nell'ambito della cucina. Questi sono i miei quattro ricettari dei diversi quattro anni. E nel primo abbiamo approfondito lo studio sugli ortaggi, mentre nel secondo le carni e il pesce. Il terzo anno invece abbiamo approfondito i menù delle diverse regioni, come ad esempio qua il Trentino. Mentre il quarto anno ci siamo più approfonditi sul fare ricette, come ad esempio queste tagliatelle al ragù di faraone e porcini, in cui ad esempio ci sono gli ingredienti per quattro persone e la preparazione che tutte le volte leggiamo e scriviamo sulla lavagna. Col nostro professore prepariamo ricette con ingredienti del nostro territorio e ingredienti nazionali, quindi ricette di ogni regione e non solo. E ci affacciamo anche alla cucina internazionale utilizzando diverse ricette sempre con il nostro professore. Io vado ad assaggiare le polpette dagli Istituti Santa Paola. È tutto, grazie per averci seguito, ci vediamo domani con una nuova puntata di Sei a Casa alle 18:50, sempre su Telemantova.